e oggi vi insegniamo a fare l'Umsayer, ovvero il pinsimonio tripolino. Questo è un ravanello eccezionale. Gli ingredienti principali per fare il pinsimonio tripolino sono la carota, il peperone rosso o verde, il finocchio, il sedano e poi ci sono delle opzioni. Sicuramente il cavolo rapa, molto raro ma buonissimo. La rapa, se si vuole far tutto, che sia tutto piccante, si aggiunge anche un peperoncino piccante, altrimenti si evita. Poi c'è il cavolfiore ad uno. Un esperimento che ho fatto io, che è risultato molto buono, è anche il cuore del cavolo. Naturalmente le parti troppo oliose del sedano vanno via. Qualche foglia può rimanere, si tagliano dei pezzi medi, tali che presi in mano facciano un pezzetto. Quando il gambo è troppo largo, si taglia due. E si taglia anche avverso, anche un pochino obliquo, per dare una certa figura al sedano. Più o meno così. E si va avanti con gli altri vegetali. Ci abbiamo i serrapanelli piccoli, a questo punto in 4 ed è sufficiente, o anche a metà, dipende dalla grandezza del rapanello, anche a metà si può mettere. Poi abbiamo le carote, sbucciate, se ne fanno delle strisce fine, più o meno così, e poi si fanno dei tagli più o meno obliqui a farne un pinsimonio. Ecco, pezzi piccoli, pezzi più grandi, a seconda del gusto della persona, uno tira su un pezzo più piccolo o più grande. Il finocchio, anche questo mettiamo nell'Umsayer. Alcuni fanno l'Umsayer fatto solo col finocchio, ma è un'altra cosa, è un aperitivo fatto di finocchio. Vedete, quando si tolgono le prime foglie, spesso si usa solo il cuore, perché le prime foglie sono sempre piene di sabbia. Ecco qua. Nostro finocchio, si può fare due tipi di taglio, o così in senso circolare, e ci si sbriga, oppure c'è il taglio anche fatto in questo senso, a spicchi. Vanno tutti e due bene, a seconda dei gusti. Però noi toglieremo naturalmente tutta la parte interna bianca, in questa maniera, e lasciamo solamente il rosso. Anche qui facciamo delle strisce molto fine. Se sono troppo lunghe, qualcuna la facciamo un po' più corta, qualcuna la lasciamo più lunga. In questa maniera. Questo è un peperoncino piccante, possiamo mettere anche questo, senza problemi. Togliamo naturalmente questa parte che non c'entra niente, con l'Umsayer, e anche qui facciamo delle strisce piccole. Rapanelli. Togliamo capo e coda, bastano tagliati in due, è sufficiente. Peperoncino piccante, questo lo mettiamo se vogliamo fare in modo che sia piccante. E andiamo agli articoli un po' particolari. Questo è il cavolo che a me piace tanto. Mi ricordo che mia madre metteva addirittura anche le foglie del gambo, come queste. Pure foglie sono più tenere e si possono anche mettere nel Umsayer. Come dire, non si butta niente. Invece andiamo a prendere un pezzo di questo cavolo, di questo cavolfiore, e vediamo subito come lavorarlo. Intanto andiamo a farne un altro pezzo. Ecco qua. Si porta dal barbiere il cavolfiore e poi, una volta che è uscito dal barbiere, si tagliano
gli alberelli così come sono nella loro struttura naturale. Più o meno vengono dei pezzi abbastanza adatti, se sono troppo grandi si divide in due l'alberello dal tronco in questa maniera. E anche questo gambo, come vedete, siccome è grosso, lo tagliamo per lungo in due e anche questo si mangia. E poi andiamo a prendere gli articoli particolari. La gedra, chiamata cavolo rapa, un po' rara nel mercato italiano, però a Roma si trova in alcuni mercati, specie quelli frequentati dagli extracomunitari, e comunque sta diventando diffusa. Il cavolo rapa ha un sapore di cavolo, ma è una consistenza molto dura ed è dolce ed è molto saporito. Tagliate in questa maniera e poi non lo tagliate troppo fino per lasciarne un po' di consistenza, ogni circa 4 mm, mezzo centimetro, ne fate una fettina. Se si taglia troppo fino diventa moscio e non è più buono, che è la lefcia, ovvero la rapa. Se lavata bene la buccia si può anche lasciare, perché dà sapore anch'essa. Si tolgono le parti più brutte e si lascia un po' della buccia che dà un po' di colore. Anche questa la tagliamo più o meno così, anche questa gli diamo un taglio con una certa consistenza. Passiamo alle cose originali. Per esempio, se non avete tanta verdura in casa, dovete arrangiarvi in cucina, prendete anche mezza mela verde e mettetela nel mousseur. È molto buona. Naturalmente togliete la buccia. La gente, quando è condita col sale e col limone, neanche quasi la riconoscerà. Abbiamo detto che anche il carciofo, il cuore del carciofo, è adatto a fare il mousseur. Questa maniera, e piccole fettine molto sottili. Attenzione, il carciofo appena tagliato, subito il difetto del carciofo è l'unico che diventa scuro, per cui va manovrato con cautela, nel senso che tagliato va messo dentro la bacinella con del limone, così non scurisce. Quando poi si va a condire col limone tutto, si mette anche il carciofo. Questo è un mousseur, adesso lo mischiamo e lo condiamo con ben 3 limoni spremuti e un cucchiaio di sale. Sì, sale ce ne va tanto. Ok, per mischiare meglio il mousseur lo verso in una ciotola un po' più grande. Laddove vedo che dei pezzi sono troppo grandi, li ritaglio e li faccio diventare più piccoli. Metto anche il carciofo, verso 3 limoni spremuti su questa quantità, attenzione. 3 limoni spremuti, poi verso anche, non ci fate caso al sale, è tanto, mettiamo 1 e 2 cucchiai e poi mischiamo in questa maniera. Il sale alla fine rimane molto sul fondo.